Anan Daily New Anan Client Reporter Tanghi Aksin. Dragon Soy Sauce conserva ancora il tradizionale processo di fermentazione e concia, fermentando per 8 mesi e poi passando attraverso 22 processi, da cui il gusto del tempo si deposita, creando il sapore unico di salsa ricca e fagioli neri. Il 31 maggio, il tempo era soleggiato e lungo i tini del tradizionale processo di fermentazione ed essiccazione. Wang Zhengrong, presidente di Dragon Food Co. Ltd., ha introdotto in dettaglio il tradizionale processo di produzione della salsa di soia Dragon, in netto contrasto con le file di tini tradizionali per la produzione e l'essiccazione della birra. Alle sue spalle si trova un moderno impianto di produzione. Questo è un riflesso della leadership di Wang Zhengrong nella rinascita della salsa di soia Long Brand. La salsa di soia di marca Lunga è un prodotto cinese di lunga data a Anan. La sua storia può essere fatta risalire al periodo Qanlong della dinastia Qing. E sono passati 280 anni da allora. Dagli anni 90, a causa di vari fattori, la salsa di soia del marchio Dragon ha gradualmente perso slancio. E anche una volta è caduta in difficoltà di sviluppo. Nel maggio 2019, Dragon Brand Soy Sauce ha attuato una riforma della proprietà mista delle imprese statali. Wang Zhengrong, già proprietario di una nota catena di ristoranti a Changsha, ha attraversato il confine per diventare il nuovo capo di Dragon, sulla base della cucina di Anan per fare i condimenti. Lasciate che il vecchio marchio diventi la mano destra della cucina di Anan per decollare. Dal cuoco alla ragazza della salsa di soia. Dopo essere entrato nel marchio Dragon, Wang Zhengrong ha combinato la sua esperienza nel settore della ristorazione, migliorando attivamente le idee di business e approfondendo il layout industriale. Prima di tutto, abbiamo specializzato la divisione del lavoro per creare un team tecnicamente concentrato e orientato al mercato. Come nel caso della salsa di soia, Wang Zhengrong ha iniziato dai più piccoli dettagli, trasformando l'intera infrastruttura della fabbrica, introducendo talenti di alto livello dalle imprese leader del settore della ristorazione e dei condimenti, formando un team di ricerca e sviluppo tecnico professionale e un team di vendita, e migliorando lo spirito del personale e la competitività di base dell'impresa. Per i produttori di spezie, la chiave è utilizzare il prodotto per catturare lo stomaco del cliente. Ma come dovrebbero essere forgiati i prodotti di alta qualità? Riforma tecnologica. Wang Zhengrong dà parole chiave. Riforma tecnologica per promuovere l'aggiornamento industriale. Secondo il rapporto, 72 miglioramenti tecnologici sono stati effettuati presso Dragon Foods, attraverso l'applicazione della nuova tecnologia moderna. Dragon Food ha migliorato il contenuto di sostanze fresche presenti nella salsa di soia, ridotto la concentrazione di sale e migliorato la qualità dei prodotti della salsa di soia. A metà maggio di quest'anno, è stata ufficialmente inaugurata la prima stazione di lavoro dottorale stabilita da Dragon e CSUF. E le due parti effettueranno una serie di ricerche, con i prodotti del vecchio marchio come il nucleo. Per creare una serie di prodotti per adattarsi alla nuova era di esigenze dietetiche di salute del consumatore. Sotto la guida di Wang Zhengrong, Dragon Food si è esteso dalla singola salsa di soia originale a 5 categorie di salsa di soia antica. Salsa di soia cruda, vino da cucina, salsa di ostriche e aceto, formando una serie di condimenti. Grazie alla camminata a più gambe, Dragon Food è uscito rapidamente dal dilemma e ha continuato a creare buoni risultati. I dati mostrano che dal 2019, le vendite di prodotti di salsa di soia firmati Dragon hanno mantenuto un tasso di crescita di oltre il 60%. Con più di 90 prodotti di nuovo sviluppo e 20 brevetti.